Mario Primicerio, illustre fisico, presidente della fondazione Giorgio Lapira, sindaco di Firenze, quindi un accademico, un politico e un cristiano sulla strada di un maestro che è appunto Giorgio Lapira. Perché maestro? Come l'ha conosciuto? Eh, io ho conosciuto Lapira quando avevo circa 15 anni, quindi siamo nell'alto medioevo. Eh, nella eh, vostra Firenze, nella... anche se lei è romano, Romano eh? di nascita, ma sono adottato praticamente adottato da Firenze. E eh, io ero in una conferenza di San Vincenzo Giovanile. La pira passò per non più di un minuto. Era sindaco, per... venne a salutarci e disse una frase che io ricordo sempre: me la risento ancora negli orecchi. Ragazzi, da domani dovete pregare con il mappamondo sul comodino. Questo è il mio primo incontro con la vita. Cosa voleva dire? Eh, voleva dire che la preghiera deve avere una, una dimensione globale, cioè non bisogna uscire dall'orto chiuso, lui aveva scritto subito dopo la guerra. Bisogna pregare avendo di fronte il mondo. Eh, oggi mh, se si vuole fare, se, vuol fa, se si vuol bene alle persone, bisogna fare politica. E fare politica si può fare politica in un monastero di clausura e si può non farla in un partito politico in se lo parlamento. si fa per, per, <ride> per difendere se stessi. Se stessi La Pira era già un uomo celebre per il suo antifascismo, perché padre costituente, perché sindaco di questa Firenze che era in quel periodo novella Atene, non solo per le sue bellezze, ma anche perché luogo di incontri, di dialogo. No? Vogliamo dire qualcosa su questi colloqui mediterranei che mi sembra già un nome profetico. Sì, è straordinario questo... questo periodo fiorentino, diciamo un pochettino tutto il dopoguerra in Italia, specialmente nel mondo cattolico, ma non soltanto è stata un'esplosione di, di grandi personaggi. A Firenze si sono concentrati per qualche ragione misteriosa o provvidenziale e questo periodo, la pira sottolinea il valore che nel mondo hanno le città e lo hanno per costruire dei legami, dei tessuti che vanno al di là dei, delle, delle logiche statali. Clausewitz diceva che la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla fare ai generali, e lui era un generale prussiano. E la Pira, anche se non l'ha detto mai esplicitamente, dice che la pace è una cosa troppo seria per lasciarla fare soltanto alle diplomazie e alle cancellerie. Poi lei mi insegna che l'Europa si è fondata sui conventi, sulle università e quindi sulle città, anche come rapporti commerciali, come scambi. Indubbiamente, indubbiamente. Le, I confini e gli stati finiranno quello che resta sono le città, perché sono radicate nel passato e proiettate nel futuro. E intorno alla Pira si era creata una rete di personaggi di varie città, ma non solo italiane, eh anche poi insomma ci arriveremo in mondi lontani ma è vero per esempio lui intratteneva peraltro legami personali anche importanti con i principali personaggi della scena politica internazionale è vero che una volta portò una valigia piena di santini a Khrushchev eh, la portò sicuramente in Russia e ci andò in Russia nel 1959 in un periodo in cui forse è difficile ricostruire mentalmente che cosa voleva dire andare in Russia. Era il primo non comunista che andava a Mosca e quindi era guardato con sospetto anche dagli ambienti cattolici e in qualche modo lui andò a Mosca e di fronte al, alle autorità del Soviet Supremo disse qui io non sono solo, intanto c'è con me il mio angelo custode e poi ci sono dietro di me le migliaia di suore di clausura che pregano per il successo di questo viaggio. Ed era un viaggio per? Ed era un viaggio per eh, costruire un ponte, un ponte che, volesse, che fosse un ponte di pace e anche un ponte di spiritualità. È una tappa per un ponte ancora più lontano che ha portato. Lei insieme alla pira addirittura in Vietnam, sono 50 anni esatti, sono anche il, il lavoro che lei ha svolto e raccolto in un libro che si chiama Con la pira in Vietnam, perché in un tempo di frattura feroce nella storia, che dura credo ancora oggi come frattura, la pira aveva pensato un'iniziativa per cercare di mediare, di far fare la pace. Quando il mondo intero guardava al Vietnam come al pericolo di una nuova guerra mondiale. Sì, e soprattutto guardava al Vietnam come a uno spartiacque, chi era pro e chi era contro. E in questo modo non si va mai, non si, va, non si arriva da nessuna parte. La Pira fece un convegno, un convegno molto riservato, chiuso, eh, per rendersi conto di quali erano gli ostacoli che impedivano eh, l'inizio di un negoziato. E da questo convegno venne fuori bisogna accertare se è vero, come dicono gli americani, che il Vietnam del Nord chiede il ritiro delle truppe degli Stati Uniti prima di iniziare qualunque negoziato. Non era mai stato detto esplicitamente e non era mai stato detto esplicitamente il contrario. Allora la pira parte accettando un invito strano che arriva dal Vietnam. Pensi che poche settimane prima il governo del Nord Vietnam aveva rifiutato di incontrare una delegazione di capi di governo dei paesi del Commonwealth che andavano lì per cercare una mediazione. A loro no, alla pira sì. E secondo lei perché? perché si fidavano di la pira, perché si fidavano del, del fatto che questo non sarebbe stato strumentalizzato. E poi perché con una certa diciamo, astuzia o, o comunque un, un disegno eh, tattico sapevano anche che Fanfani era il presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ed era molto amico di Lapira, erano conosciuti era politicamente erano, insieme. Praticamente erano, erano quasi fratelli dal punto di vista, dal punto di vista della, della radice comune. E lei che aveva appena vent'anni o poco più, che ci faceva dietro di eh, Pira? Questa è una bella domanda. Deve sapere che in quel periodo c'erano le eh, trattative per dare nuovamente a, a Firenze un'amministrazione. Quindi... Tutte le persone più esperte del nostro gruppo erano impegnate in queste trattative e l'ultima ruota del carro, cioè questo ragazzetto... Insomma, avevo... Che era già un fisico? Sì, ero, ero laureato, ma, ma da poco, diciamo comunque 25 anni, non è che mi trovai eh, il, la grossa opportunità, ma anche la grossa responsabilità di eh, accompagnare la pira in questo viaggio siete passati dalla Cina popolare che nessun paese occidentale riconosceva tra sì per la verità la Francia l'aveva già riconosciuto ma era stata la Francia di de, de Gaulle era stata guardata con, con occhio proprio sospetto. di sospetto e, e avete trovato un prete anche lì che diceva messa, eh? vero? ma lei sa tutto Insospettabile. <ride> sì abbiamo trovato un prete eh, con cui la pira parlò in latino e... E che ci disse che lui aveva detto la messa alle sei del mattino perché dopo non era più permesso. Senta, la mediazione che la Pira tentò e anche con buoni risultati, almeno nell'accoglienza, all'inizio fu stroncata dall'intensificarsi di bombardamenti che evidentemente erano già stati prestabiliti. Sì, diciamo che negli Stati Uniti c'erano due. Uh, due partiti. Come Noi sempre, li... come oggi? Eh, eh, sì, più o meno sì. Noi li chiamavamo i falchi e le colombe. No? Eh, le colombe si rendevano conto, in, non per una scelta ideologica, ma per prag pragmatismo, che quella guerra non si poteva vincere. I falchi erano convinti che mettendo più bombe, mettendo più bombardieri, mettendo più soldati si poteva vincere la guerra e risolvere il problema. La pira offrì la soluzione negoziale del problema. I falchi riuscirono a prevalere sulle colombe e sostanzialmente resero pubblica questo, questo sondaggio che il cui successo era legato al fatto che restasse riservato. Pensi che otto anni dopo la pace in Vietnam si è stipulata esattamente sugli stessi presupposti che la pira aveva portato Si è persa una cimento. guerra, sono morte centinaia di migliaia di persone e si è creata nella storia una frattura anche tra generazioni che forse dura ancora adesso e che ha creato una scia di sangue terribile. Sì, e si è persa anche un'occasione per il Vietnam, perché in Vietnam c'era una terza forza, non la chiamavamo così, nazionalista, non comunista, che eh, con la cuirsi del, dello sforzo bellico statunitense fu completamente spazzata, spazzata via. via. Ehm, c'era una buona dose di ingenuità nel rincorrere un sogno impossibile in questo mino che partiva da Firenze o una salda certezza e una capacità politica in grado anche di mettere d'accordo parti avverse? Eh, La Pira aveva un modo di, di presentarsi che sembrava improvvisato, sembrava che gli fosse venuta in mente un'idea e la portava avanti. Invece era, era una cosa molto molto preparata. Eh, la Pira disse una volta, vedete, mi, dicono, mi chiamano utopista, ma invece io sono l'unico vero realista. Drammaticamente utopisti sono coloro che pensano che si possano risolvere problemi totalmente nuovi con metodi assolutamente vecchi. Sono quelli che funzionano ancora oggi però, non si… Sì, tanto è vero che i problemi non si risolvono. E le domando, chi potrebbe oggi fare una mediazione in tutte le zone del mondo di confine e di guerra? Forse solo il Papa l'ha appena fatto, negli Emirati il Arabi. Il Papa ha fatto una cosa straordinaria quando eh, noi abbiamo visto quel, quella immagine del Papa che che stringe la mano del grande imam della moschea di Al-Azhar. È una cosa veramente in questa... E questo, spiegamolo bene, non significa andare d'accordo su tutto. Non significa no? andare andar d'accordo su tutt'altro, significa dialogare, ma dialo nel dialogo, in qualunque forma di dialogo, ciascuno deve riconoscere l'altro, deve rispettare l'altro e probabilmente riesce a conoscere se stesso meglio anche attraverso l'altro. Ecco, le chiedo, professore, ma dove è finita la politica? Che il Papa fa politica, ma non toccherebbe solo a lui, senz'altro. Il Papa fa politica e la fa in modo assolutamente laico, tra virgolette, cioè rispetta la responsabilità. Ma i laici cristiani dove sono? I laici cristiani ci sono, i laici cristiani... Hanno sofferto per un certo periodo, noi conosciamo un po' la storia dell'Italia, ma ho l'impressione che non sia molto diversa altrove: una certa afasia, cioè una certa incapacità di parlare, perché schiacciati da quella eh, continua eh, tentazione, da una parte, di fare i clericali cioè di ripararsi sotto quelle un tempo erano le sottande dei preti e dall'altra di fare i rivoluzionari. C'è ecco. anche un complesso di inferiorità che per troppi anni ha dettato l'agenda a una cultura che, che, che è stata dominante dagli anni 50 in poi, penso almeno in Italia, che è quella di sinistra. Uh, forse sì, eh, anche se veramente oggi Mm, guardando in Italia appunto, i luoghi dove si parla ancora di politica, mm. purtroppo negli ambienti laici, negli ambienti tradizionalmente di sinistra, vanno sempre più scomparendo. In alcuni, non in tutti, i luoghi cattolici si parla di politici, si interessa di politica. Vale la pena per i cristiani fare politica? È una scelta o è un compito, è un dovere? È un assoluto dovere, un assoluto dovere. Io credo che anche eh, i nostri pastori abbiano la loro parte di responsabilità. Quando parlo della mia esperienza di ragazzo, ma eh, si insisteva eh, sul, come se tutta la morale cristiana si riducesse alla morale sessuale. Che invece è soltanto uno dei riflessi della morale dell'amore. Ma della morale dell dalla morale dell'amore bisogna passare all'impegno, all'impegno per gli altri, naturalmente ciascuno secondo la propria vocazione, ma senza escludere nemmeno l'impegno deciso in politica. La fede o ha qualcosa da dire su tutta la realtà oppure è una questione privata? No? E e la, non... la fede non può essere E non incide. La, esatto. essere... la fede si deve compromettere con la storia. Ma lei come lo vede un partito di cristiani? C'è qualcuno che torna a parlarne recentemente il Papa proprio a voi? Proprio a voi dopo aver accolto tutti i vari circoli la pira recentemente, ha detto ci vogliono le rondini di nuovo citando naturalmente la pira. E ha anche detto la politica è un impegno di umanità e di santità. La politica è un impegno di umanità e di santità. E questo non vuol dire che. Eh, la politica vada fatta attraverso un raggruppamento di cristiani. È un anacronismo, è una nostalgia di un tempo passato in cui... Non può essere anche un futuro diverso, ma secondo lei... Diciamo, al momento attuale, a mio parere, modestissimo ci vogliono parere... Anche no, a parte che ci vogliono i numeri, ma veramente è, sarebbe anacronistico proporre una cosa del genere. Proporre invece la presenza dei cristiani, secondo le loro scelte, nei partiti politici, nell'impegno nell per, per il bene comune, questo è fondamentale. Però ci sono dei grossi rischi, no? Da che parte stare senza strumentalizzare Gesù e il Vangelo, perché dall'una e dall'altra parte ci sono scelte che sono totalmente contrarie a quello che la dottrina cristiana insegna. Sì, eh, diciamo che eh, occorre in ogni caso mantenere. La propria indipendenza e la propria libertà. Eh, ma quando ti chiedono poi di seguire gli ordini di partito, come fai nel voto? Uh, È l'esperienza di molti cattolici, no? che sono stati un po' di qua, un po' di là e poi sono spariti perché non sapevano dove andare. Sì, ma, ma, ma ce ne sono tanti altri che sono potuti rimanere, con, seguendo con, con grande eh, fermezza e con grande eh, coerenza quello in cui credevano. E, discutendo e negoziando e costruendo con gli altri soluzioni che fossero il più vicine possibili alla propria. Alla pro Vedete, non si può fare politica andando di controvento, no? né si può fare politica, e anche oggi, oggi è una cosa importante da sottolineare, non si fa politica con i sondaggi di opinione. Cioè, non si fa politica seguendo il vento, ma non si fa neanche politica andando contro vento. Bisogna avere molto chiara la visione verso cui si deve andare, ma bisogna costruire il consenso, eventualmente a vela si va bordeggiando, un po' così, un po' così, per, però avendo sempre chiaro. Eh, se mi permette, io cito spesso a questo proposito un, un, un antico detto di Seneca: nessun vento è favorevole per il nocchiero che non sa dove andare. Ma i cattolici sanno anche dove andare insieme, cioè sanno fare rete secondo lei? Eh, non è strettamente necessario che i cattolici, tutti i cattolici... Ma su alcune questioni sì. Sì, ci, però diciamo eh, occorre avere chiaramente l'idea del, del fine per cui ci si impegna in politica. Poi, nella scelta dei mezzi, la scelta dei mezzi è una responsabilità assolutamente laica. Lei è stato sindaco di Firenze per un mandato, non solo, lo sarebbe stato anche per il secondo, ma Rara Avis ha rinunciato alla candidatura. Sì, ho rinunciato anche perché eh, un medico amico mio. Mi disse tu se vuoi ripresentati, ma non ti garantisco di arrivare alla fine del mandato. Ah. <ride> e allora, se, non, se uno non è abituato al alle frustrazioni che talvolta, l'impotenza di risolvere i problemi che vuoi risolvere eh, ti costringe a, a dover rinunziare a fare qualche cosa. L ha sofferto eh, molto? Chi, chi, non è, chi non è abituato finisce per portarseli dentro la sera a letto, non dormire, eccetera, eccetera. Se mi chiedo come abbia fatto a tenere insieme gli impegni accademici, gli studi applicativi del tipo di fisica di cui lei si occupa e l'impegno politico. Beh, diciamo, questa è stata una delle ragioni per cui ah, ho messo. ritenuto di smettere, perché effettivamente l'impegno scientifico mi piace molto. E la costringe anche a viaggiare parecchio, lei ha insegnato in molte università. università. Sì, 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 questo sì, e, ma poi richiede un, una passione continua. Io durante. I quattro anni che sono stato sindaco, sostanzialmente non ho aperto un libro di scienza. Credo uno sia cosciente dei doni, dei talenti che ha ricevuto e bisogna metterli a disposizione. Questa è la parabola dei talenti, è sempre, sempre una grande cosa, che va unita alla coscienza che comunque. Siamo alla fine mancanti. della giornata, sì. servi inutili siamo, dice il Vangelo. E soprattutto non siamo onnipotenti e quindi possiamo sbagliare. Ma senta un po', non per legarmi all'onnipotenza, ma che ne pensa tra parentesi di un sindaco della sua città che racconta adesso in televisione la sua città? Eh, io non ho visto, ho visto soltanto di sfuggita. Il, il, eh, certamente. Eh, è bravo Matteo, Renzi. Matteo, in televisione è bravo. Ma Matteo è un comunicatore nato. Eh, bravo, pronto e capace di risposte brillantissime, eccetera. E per di più conosce anche bene la sua città, quindi immagino che abbia fatto bene, abbia fatto bene questa, questa serie di, di incontri. Comunicava anche bene la politica, qualche volta con un po' di presunzione, quella invece bisogna tenerla bassa, bassa, bassa. Sì, eh. forse, forse sempre parlando fuori dai denti, qualche volta aveva l'apparenza e forse era una, una sua... Di, più che presunzione e arroganza, cioè porsi in maniera troppo, troppo… Eh ma lì dipende anche dagli amici che hai, dai consigli che ricevi, insomma non, non tutte le scelte dipendono soltanto esclusivamente dalla persona. Sì, Lei sì. aveva dei buoni amici, io avevo... quelli della giovinezza. Eh, io avevo effettivamente, eh, beh, diciamo i miei collaboratori durante il periodo in cui ho fatto il sindaco, erano alcuni erano persone che conoscevo da… Da, da molto tempo. Altre persone che ho incontrato e che però quello era un bellissimo periodo perché realmente si metteva in pratica quello che dice la legge, che gli assessori sono dei collaboratori scelti dal sindaco, cioè scelti dal sindaco, non ci sono le delegazioni di non c'erano, poi forse ci sono ritornate le delegazioni di partito. Lei è uno tra i pochi fisici che apertamente insomma, si dice cristiano, ha sempre appartenuto alla Chiesa. È così difficile mettere insieme questo tipo di scienza e la fede? Mm, direi di no. Io direi adesso. Eh, a parte che io sono fisico di, di nascita, poi ho fatto per un po' il fisico sperimentale, ma poi sostanzialmente adesso mi considero più un matematico applicato che un fisico. Ma eh, sia... non cambia moltissimo non cambia nello molto, sguardo sì. alla realtà. Comunque, ecco, dico che mh, nelle discipline scientifiche ci sono moltissime persone credenti. Altri sono diversamente credenti, come preferisco dire piuttosto che non credenti. Eh, bisogna sempre guardarsi. La scienza ci abitua da una parte, eh, può ubriacarci da qualche, in qualche modo perché, eh, per la sua capacità di crescere sempre. Dall'altra parte però la scienza ci abitua anche a dire che le nostre conoscenze, le nostre capacità di penetrare eh, la realtà eh, sono veramente molto limitate. Tornando a quello che dicevamo prima, rispetto alla politica, eh, la fede ti aiuta ad avere uno sguardo su tutti gli aspetti del reale. Come tieni insieme gli studi alla fisica, alla matematica, eh, con la fede? Perché mh, sembrano addirittura inconciliabili alcune verità scientifiche con verità di fede. Io credo che eh, una, un, un ricercatore di materie scientifiche ma anche di materie umanistiche. Eh, naturalmente non è che, che mentre dimostra un teorema o, molto, o mentre decifra un papiro eh, debba contemporaneamente pregare, però nella sostanza si rende conto, lui o lei si rende conto che eh, fa... Aggiunge un pezzettino alla conoscenza umana. Non nobis, eh. cioè è comunque un dar gloria a chi ti certo, ha messo lì, certo. eh, che ti ha dato quelli, certo, quelle capacità. Certo. Non, eh, fatti, non foste a, a, a vivere come brutti, ma per seguirvi il e conoscenza. Ecco, il seguirvi tutte e conoscenza è un, un qualche cosa che non può essere in contrasto con la fede. Eh, professore, eh, che effetto le fa? pensare alla pira santo o l'ha sempre saputo? Guardi, la cosa importante è pensare a un lapira vivo, cioè a un lapira che con quello che ha fatto, quello che ha detto, quello che ha scritto, ci interpella. Pensarla un santo per imbalsamarlo, sia pure anche per mettere una nicchia su un altare, sarebbe un tradire la sua eredità e la responsabilità che gente come me e altri che l'hanno conosciuto hanno per averlo conosciuto. Eh, io credo, ho sempre pensato, ho sempre creduto che la pira eh, sia stato un santo. E credo che veramente il fatto che questo venga riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa sia una cosa bella soprattutto perché il Santo è colui che viene proposto come esempio da seguire. E questo l'aveva già detto nel lontano 2004, forse Giovanni Paolo II, quando ha proposto quando poi nel, nel convegno ecclesiale venne proposto la pira come l'esempio da seguire per, per una politica cristiana. L'ultima volta che lo ricorda, l'ultima volta che l'ha visto? E purtroppo non è una bella, un bel ricordo l'ultima volta che l'ho visto perché stava già male e forse questa è stata una grande prova che il Signore ha voluto dare alla pira. Perché lo ha colpito proprio nella capacità di discernere le cose con la chiarezza che aveva. Per cui io preferisco ricordarlo, preferisco ricordarlo, per esempio, al momento in cui decise di accettare la richiesta di Zaccagnini di candidarsi nuovamente alle elezioni politiche per la Democrazia Cristiana. C'era passione per me. Sì, c'era passione, ma in tutte e due, tutte persone a quel tempo mi sembravano vecchi. Io, mm. naturalmente, adesso a loro io sembrerei vecchio. Ma la, la freschezza con cui si riferirono ai valori della Costituzione e alla necessità di battersi ancora perché questa Costituzione, questo sforzo che era stato fatto, venisse posto veramente al servizio del popolo italiano. E lei non ha mai dovuto turarsi il naso per votarli? Eh, sicuramente per votare la pira non ho mai avuto bisogno di turarmi il naso. Professore, mi regala una musica che lei ama e che in qualche modo la racconta o che le è cara? E chiudiamo questo dialogo. Beh, io purtroppo eh, amo della musica che non è di quelle più popolari, io sono... Molto appassionato di, di, di musica classica. Ma io anche... ho detto musica. Sì, sì, infatti, <ride> sì, no, ma a volte diciamo, per comunicare sarebbe. A me piace tutta la musica, per la verità. Eh. Quando, ero, quando ero giovane ero. Ma è un Mozartiano, un bacchiano, un bicoveniano? No, eh, so, sono prevalentemente un bacchiano. Però eh, la musica mi piace tutta, ma le ripeto: mi piace, per esempio, eh, quando ero giovane, ero, ero appassionato di musica jazz e ancora la. la, la l'ascolto volentierissimo, insomma. poi ho anche un piccolo peccato di gioventù in cui facevo, peccato per, si fa per dire, in cui eh, facevo un, parte di un complessino che suonava, che suonava musica da ballo nei, nei locali. Quindi. Che cosa per esempio? <ride> Beh, diciamo, erano, erano? erano gli anni 60, quindi erano, erano gli anni... Gli anni eh, non, non, erano ancora, non erano ancora gli anni dei Beatles spenti, quindi veramente si, ripa, si, si cosa risale. Il Rotenco, eh, non so sì, che sì, c'era. Sì, Mal dei primi sì, tempi. Sì, <ride> ecco, cosa <ride> del genere ecco, di, questo, di questo tipo qui. <ride>